Ciao a tutti, buon pomeriggio. Allora, oggi è una giornatina, come vedete, copertina viola naturalmente, scusate, macchia di qua e pulce di qua, che vabbè, lasciamo stare, in questi giorni è impazzita, un po' come me, non ce la posso fare. E oggi siamo qui per un video su i tè e le tisane, e questa volta sarà in collaborazione con il canale di Clara Schumann, di cui vi metterò il link qui e anche sotto naturalmente. Abbiamo deciso di fare questa cosa visto che comunque ci siamo accorte che abbiamo questa passione in comune, che è quella dei tè e delle tisane. Quindi andate a vedere il suo canale, lei fa video haul, video tag, video sui preferiti del mese. È una ragazza molto... A me piace perché è molto, molto semplice, sia nel suo modo di porsi che nel suo modo di vestire. Mi piace tanto. E quindi abbiamo pensato di fare questa cosa sui tè, visto che appunto si parlava di tè tisane e che ne ho preso una quantità industriale, o più che altro forse me ne hanno anche regalate, e comunque io dovevo fare questo video e abbiamo pensato bene di farlo insieme. Allora, io mi bevo anche un pochino del mio caffè, intanto che parlo con voi. E appunto qua che oggi ha deciso di non dormire più. Allora, inizio con uno che ho proprio assaggiato l'altro giorno. Io non potrò dirvi il prezzo, praticamente in quasi tutti i casi, però penso che lo troverete in giro. Cos'è che stai facendo? Sempre che lecca. Il primo è questo qui, English Tea Shop, che è la cioccolata, rooibos e vaniglia. E l'ho assaggiato, è davvero, si sente cioccolato, veramente, veramente buono. Peccato che appunto ne ho soltanto due. Quindi no, non ho la minima idea di dove devo chiedere dove li hanno presi. Poi l'altro, sempre della stessa linea, è questo qui. È un tè normale questo. Sì, ce la posso fare. Ha i frutti rossi. Quindi anche questo sicuramente mi piacerà. Poi veniamo alle cose più da... Oh, questa è una pazza. Erboristeria. Mi hanno regalato questo qua, che è il tè. Viene chiamato tè dei poeti. E come vedete qua c'è anche un bigliettino. Scusate, qui non si vede. Insomma, c'è scritto il tè dei poeti e c'è una matitina anche dentro. Il profumo è quello... sì, balbetto, è agli agrumi. Ti piace anche a te? Sì, comunque questo qua è un gusto che a me piace tanto, perché agli agrumi non è la prima volta che li prendo. Poi andiamo avanti. Adesso vi faccio vedere, non vi faccio vedere la scatola perché non ho la scatola di queste. E sono questi qua della Naturasan, La via del tè, Firenze dal 1961, tè verde. Il tè verde al gelsomino è un'antica specialità cinese apprezzata in tutto il mondo. Bevanda dal profumo soave, è ottima in ogni momento della giornata. Anche questa qui è molto molto buona. Questi qua della Naturasan più o meno costano sui 3 euro, se non sbaglio, ma 3 euro più abbondanti che
meno, credo. Anche questo molto buono, tè verde, quindi che ti va in bagno. Poi andiamo a le tisane pompadura e linea. Queste sono con la tisana linea contiene il matè verde, una pianta consumata in Sud America fin dalla notte dei tempi, è considerata dagli indios un rimedio naturale per combattere la fatica e ridurre il senso della fame. Ha un gusto gradevole anche al naturale. Si consiglia il consumo regolare di 2-3 tazze al giorno, associato a un'alimentazione equilibrata e a uno stile di vita sano. Questo qua è matè verde e radice di liquirizia. Sono molto buoni. Alla fine rimane di un verde là, il fondo della tazza, che ragazzi fa così paura. Comunque è vero che ha questo sapore che davvero ti leva il senso della fame, perché dopo un po' avete quel sapore in bocca, non mi so spiegare. È un po' strana, forse non è un tipo di gusto che piace a tutti, secondo me. È molto particolare. Andiamo all'altra. Poi questa qui. Ragazzi, mi viene il dubbio anche poi di averle provate o no. Questi qua mi sa quasi che non sono 25 bustine anche qua. Ve lo dico subito se l'ho provato, ne conto. 3, 6, 9, 12. Chissà che non l'ho mai assaggiate queste, infatti mi sembrava di sentire l'odore. Allora, questo qui è infuso d'erbe, vediamo se c'è scritto qualcosa di interessante. Le erbe di questa miscela sono state selezionate per le note proprietà depurative e drenanti. Un momento di piacere per aiutare il benessere quotidiano. Anche questo ha un profumo molto. Sì, proprio questo di erbe, ragazzi. Fatemi sapere se questa l'avete provata. Io non ce l'ho fatta a provarla perché proprio. Probabilmente mi sono pure dimenticata di. Ah, c'è dentro ortica, rosmarino, tarassaco, finocchio, scorza di arancia e carcadè. Sì, vi ho pure spostato. Ecco cos'era forse che non mi piace tanto l'odore, il finocchio, perché io una volta ho comprato la tisana al finocchio, però non sono riuscita a finirla, non mi piaceva. Comunque, se qualcuno di voi l'ha provato, fatemi sapere com'è. Anzi, mi sa che dopo lo proverò perché sono talmente curiosa. Oggi mi sono fatta il caffè. Allora, poi veniamo a un'altra che secondo me ha molto. Questa qua è buona. È la tisana Ninna Nanna infuso d'erbe, come l'altro, soltanto che questo qua, vediamo cosa c'è dentro. C'è la camomilla, la rosa canina, la verbena, mela, arancio, carcadè e aroma naturale. E questa qui è davvero rilassante. Io la sto usando, da qua non si sente l'odore. Io la sto usando in questi giorni, che come vi ho già detto sono un po' schizzata, e veramente mi rilassa. C'ha degli ingredienti probabilmente che mi. Miscela di erbe dolce e fruttata adatta a tutta la famiglia in quanto priva di caffeina. E questa qua, sempre della Naturasan, e anche questa il costo è sempre sui 3 euro. Molto buona anche questa. E l'ultima che vi faccio vedere è questa infusa alla frutta. Arancio, cannella e vaniglia.
E allora, anche qui c'è carcadè, rosa canina, scorza di arancio, mela, aromi, aroma naturale di arancio e vaniglia, cannella. La cannella, cioè, è una cosa che a me piace davvero tanto. Anche questa senza caffeina, e è uno di quelli che mi piace di più. Cioè, io non so mai scegliere, ragazzi, perché cioè, dico sempre mi piace di più, mi piace di più. Però alla fine mi piacciono tutti. Cioè, io adesso ne ho qui praticamente per una vita. E vabbè, se qualcuno di voi vuole venire a farsi un tè da me, ne ho quanti ne volete. E ecco, per qui stavolta ho finito. Speriamo di vedersi. No, neanche troppo spesso con questi video sui tè, perché insomma ne avrei anche abbastanza, solo che ho scovato un sito che mi ispira assai e penso che farò un ordine prima o poi e ho visto già anche dei tè e delle tisane che mi attirano parecchio. Quindi vi saluto, andate a vedere anche il video di Clara, che me lo andrò a vedere subito anch'io appena lo mette. Perché sono davvero, davvero curiosa di vedere anche le sue tisane, le sue cose. E ci vediamo alla prossima. Buona giornata. Ciao!